A Rosarno un evento nell'evento, ricordare il grande cantautore reggino Mino Reitano, omaggiato con le sue splendide canzoni, e festeggiato allo stesso tempo i 40 anni di attività dell'atelier di Mimma Legato, con un appendice finale di premi alle quattro ragazze indossatrici che più di ogni altra nell'anno appena passato hanno saputo interpretare al meglio i modelli della stilista rosarnese. Siamo un po' anche alla soglia dei 40 anni dell'attività, per cui un traguardo molto bello, un traguardo di grandi sacrifici, onorata di essere un'artigiana con 40 anni di lavoro alle spalle e in più anche una serata per il quale andremo a premiare delle ragazze per aver dimostrato la sua serietà professionale, per aver dimostrato che non è un gioco anche fare una sfilata, e quindi hanno dimostrato tanto ed è giusto che questa sera siano premiate prima di iniziare la nuova stagione e anche di queste altre serate. Quindi quattro ragazze che hanno, diciamo, le più affiatate al gruppo di Mimma Legato. Sì, che sono state in grado di seguire costante, ecco, e di apprezzare anche i richiami, magari in qualche errore, quindi di seguire veramente e di avermi dimostrato la loro professionalità. Quindi questa sera, per concludere, un doppio evento, sì. Premiazione delle ragazze più fedeli, più costanti, il raggiungimento della soglia dei 40 anni di attività. Attività di cui ne vado orgogliosa, anche perché anche accanto a me c'è mio figlio Giuseppe, che diciamo un po' è il mio braccio destro adesso, come si dice, l'allievo supera il maestro, ed è giusto che io lo dica, e quindi ne vado orgogliosa di tutto questo. Spero di continuare dando sempre soddisfazione alle persone, ma anche ai nostri clienti nell'atelier, e di conservare sempre quello che è l'artigianato. Ma non finisce qui, in quanto ad esaltare la splendida serata di Rosarno, in cui si è reso omaggio al grande Mino e celebrata la stilista Legato, c'erano anche i quadri dell'artista Annunziata Staltari, che hanno dato un tocco raffinato al recital rosarnese. Mod'arte cinema, il coraggio delle donne, 4 sarebbe quest'anno. Insieme a Mimma stiamo portando avanti questo discorso per la nostra terra, per dare un po' di luce a questa terra, lo ripeto sempre, lui lo sa, perché è la verità. Quello che faccio lo faccio semplicemente per la mia terra, non lo faccio per altro. Questo è il mio discorso, portare avanti un discorso bello che la nostra terra ha. A ricordare Mino Reitano nella serata rosarnese c'era anche il fratello, Gegè.